Eccoci qua amici del Boccaccio Rugby News, buongiorno a tutti, come sempre l'appuntamento classico di questa stagione del Top 12 per l'ultima gara contro le Fiamme Oro dell'Argo Super Arca Rugby. Siamo in compagnia di Andrea Marcato, buongiorno Andrea. Ciao. E di Paolino Cortellazzo. Ciao a tutti. Allora, Petrarca in trasferta a Roma domani contro le Fiamme Oro, il kick-off ore 16, arbitro il signor Vincenzo Schipani di Benevento, l'ultimo turno decisivo per gli accoppiamenti in semifinale, Andrea. Sì, l'ultimo, bene che arriviamo già qualificati, adesso ovviamente vogliamo fare il passo successivo e provare comunque a arrivare terzi, vogliamo arrivare terzi per vari motivi. Il primo è comunque vogliamo mantenere la striscia positiva, insomma, ed è bene anche fare le semifinali col morale alto. E che dire, sappiamo che sarà una partita durissima, ovviamente la squadra è una delle più fisiche del campionato, non hanno niente da perdere, niente da guadagnare, perciò sicuramente vorranno chiudere al meglio, giocheranno secondo me tutto quello che c'era da giocare, vorranno alzare e tenere alto il ritmo e sarà una bella sfida in preparazione proprio alle semifinali. Sì, ecco, ricordiamolo, magari la classifica in testa, c'è Calvisano 86, Rovigo 83, Petrarca e Valo Rugby rispettivamente terzo e quarto con 78. Domani le sfide, oltre a quella del Caserma Gelsomini, il Valo Rugby riceve il Calvisano e Rovigo in casa contro il San Donà. Teoricamente Rovigo ha la partita più semplice e Calvisano probabilmente la più difficile. Sì, Rovigo secondo me non ci metterà meno di 40 minuti a fare il bonus, onestamente. E Calvisano è dura, ma non credo si possa, cioè non si farà sfuggire l'opportunità di giocare un eventuale finale in casa. Tu pensi che il Valo Rugby sia già appagato ad aver vinto la Coppa Italia e ad aver raggiunto i playoff? No, assolutamente, però onestamente penso che Calvisano sia la miglior squadra del campionato in questo momento e ripeto, l'anno scorso ci ha fatto un grandissimo favore perdendo a Roma alla seconda di campionato e ti ripeto, oggi hanno l'opportunità di giocare la finale in casa e comunque a parità di valori io penso che comunque Calisano sia più forte di Reggio. Ecco, una domanda che ti volevo fare dopo ma te la faccio adesso: qual è la squadra da cui invece ti aspettavi di più da questo top 12? Ma diciamo, non ti dico Fiamme perché le Fiamme sono rimaste lì fino alla fine, insomma, e era una squadra che io ipotizzavo tra le prime quattro, onestamente, inizio anno, però non lo so, è anche difficile, forse anche Viadana era una squadra che secondo me avrei voluto fare di più, è vero che anche quest'anno ha avuto parecchi infortuni, è stata, non lo so, onestamente è stato anzi un campionato molto equilibrato e forse anche squadre che si pensava un po' materasso l'hanno fatto alla grande, perciò onestamente è stato un campionato molto interessante. Parlavi di Viadana, Viadana ha già annunciato Victor Jimenez come nuovo sostituto di Filippo Frati. Un parere tuo così spassionato, è lecito, o meglio è opportuno fare gli annunci prima della fine del campionato secondo te, dei cambiamenti, specie in panchina? Onestamente a me cambia poco, a me dispiace, ovviamente Victor non lo conosco personalmente, ma so che tutti ne parlano bene, ha fatto sempre bene, mi dispiace Pippo, comunque è un amico, una persona che rispetto molto e gli auguro di trovare sicuramente un altro impiego, perché comunque può dare tanto al rugby. E per il Petrarca possiamo tirare quindi adesso all'ultima giornata un primo positivo bilancio rispetto ai tanti infortuni che hai avuto in questa stagione? No, ovviamente siamo contenti perché non era scontato arrivare tra le prime quattro. Onestamente, l'ho detto ai ragazzi, abbiamo fatto bene, molto bene all'inizio, poi veramente abbiamo avuto una serie infinita di infortuni che non ci ha mai permesso di giocare. Abbiamo avuto anche due partite solo con la stessa formazione. Questo è stato un po', ci ha penalizzato, però un bene perché ha portato tanti ragazzi a fare ampi minuti e adesso insomma speriamo di essere un po' più fortunati. Adesso anche questa la formazione, so che vedrete,
sarà tra virgolette diciamo rimaneggiata, ma insomma abbiamo tanti giocatori che sono ai box ancora per qualche giorno, era sempre stato un po' stupido utilizzarli, e poi da sì. maggior ragione la possibilità di far giocare qualche minuto in più agli altri. Sì, un'ultima domanda riguardo appunto alla partita di domani, o meglio a quello che sarà la griglia dei playoff. Rovigo, Calvisano, Valo Rugby no sicuramente, Rovigo o Calvisano, quale delle due ti preoccupa teoricamente di più? Ma onestamente sono le vedo abbastanza alla pari, quello che penso che ti ripeto, Calvisano per me è più completa, è una squadra molto più solida, è quella che temo un po' di più. E, perciò sai, su due partite sarebbe un po' più difficile. Rovigo potrebbe essere, può essere una squadra che ti fa 60 punti, come una squadra che magari messa in difficoltà in certe aree. In questo momento ti ripeto, Rovigo e Calvisano si sono affrontate tre volte nell'ultimo mese, e a parte l'ultima vinta di un punto, comunque Calvisano tra virgolette ha dominato, perciò sì, penso che se devo trovare una in semifinale spero di trovare Rovigo. Sì, tra le due probabilmente chi ha la panchina più corta sicuramente, e chi è più sfruttato forse è Rovigo, che ha fatto giocare per tanti minuti tanta gente, è riuscito a recuperare Odiete che è metaman del campionato, e comunque adesso servirà la birra giusta per dare questo ultimo colpo. Sì, no, ma ti ripeto, sia Calvisano che Rovigo sono, anche come dice la classifica, le pretendenti allo scudetto, perciò trovare uno o trovare l'altra cambia poco. Sì, sì. Però sì, quello che hai detto tu sono pienamente d'accordo. Senti, dietro invece, parliamo un po' dietro, non si parla mai del fondo classifica. Dietro purtroppo il Valsugana ha già abbandonato il campionato dopo una grande esperienza comunque per il club padovano al primo anno in top 12. Domani Valsugana-Lazio e Viadana-Verona. Verona è avvantaggiato rispetto alla Lazio perché ha 29 punti, però la Lazio viene al plebiscito. Non lo so, è dura secondo me. Onestamente io penso che rimarrà Verona in top 12, e i 4 punti di penalizzazione alla Lazio li hanno veramente messi in grossa difficoltà. Sì, ecco, teniamo conto che l'anno scorso la Lazio ha fatto lo sgambetto a Calvisano, domenica, l'altro sabato, ha fatto lo sgambetto alle Fiamme Oro. No, ma Lazio è una squadra, dico, ripeto, noi siamo andati a Roma e abbiamo vinto senza bonus. E è una squadra difficile, una squadra che qua all'andata abbiamo vinto 15-12, dove noi abbiamo avuto un po' di critiche, ma secondo me la Lazio ha fatto una partita straordinaria. Perciò è anche una squadra, anche lì parlavo anche con loro allenatore, non hanno una rosa tanto ampia, hanno giocato anche tanti periodi con tanti infortuni, non è facile. E domani sarebbe un'impresa enorme riuscire a mantenere la salvezza. Paolino Cortellazzo, una stagione la tua segnata da qualche infortunio. Domani lo anticipiamo prima che Andrea ci dica la formazione, domani sarai in campo. Qual è stata la tua impressione in questo primo anno per te in prima squadra? No, sicuramente positivo. Era fin da quando gioco qua al Petrarca che ho 6 anni, che è stato comunque un mio sogno arrivare a giocare qua, quindi sono assolutamente contento delle opportunità che mi ha dato Andrea e del sostegno che mi hanno dato i ragazzi. Sicuramente ho iniziato bene l'anno, poi con un po' di infortuni purtroppo ho saltato una parte del campionato, ora mi sono rimesso in sesto e sicuramente l'opportunità che mi darà Andrea domani a me servirà tantissimo e mi dà molta fiducia sicuramente. Bene, allora io annuncio la formazione delle Fiamme Oro, poi Andrea ci svelerai quella dell'Argos. Allora, le Fiamme Oro domani in campo a estremo Giovanni D'Onofrio, alle ali Gabbianelli e Marinaro, ai centri Quartaroli e Forcucci, all'apertura Ambrosini, mediano di Mischia Parisotto, col numero 8 McCarthy, e flanker Caffini, Capitano e Bianchi, in seconda linea Ugo D'Onofrio e Fragnito,
in prima linea c'era Moriconi e Zago che parlano molto bene di lui, ha fatto un bel campionato e pare che sia in procinto di essere trasferito alle Zebre, pare. Queste sono voci di corridoio, complimenti a Nicolo Zago. A disposizione Cudin, Ioveniti, Jacob, De Marchi, Favaro, Masato, Massaro e Bacchetti. Andrea, adesso svelaci la formazione di questa ultima giornata del Largo Spetrarca, partendo da dove vuoi tu. Allora, uno, partiamo, giochiamo con Bragé, Santa Maria e Mancini Parri, Diego e Nicolò Cannone, e Trotta, Manni Goldin, numero 9 Rico Francescato, numero 10 Polino. Eccolo svelato italiano. Il motivo di Paolo oggi qui con noi all'apertura domani, esatto. Paolo Cotterazzo. E poi... ricordiamo che Zini è in concussion, Benito Ippolito è indisponibile, ancora. Quindi anche Ragusi. Ma avrebbe giocato lui è il nostro terzo Benissimo. Mediano e può giocare 10. Col numero 11 abbiamo Tommy Coppo e Angelo Ali. E Bettin, De Masi centri e Nick Fadalti estremo. E in panchina siamo con Romulo, con Tommy Cugini e Romulo e Francisco, credo, esatto. E Saccardo e Conforti e poi Capraro, Checo Favaro e Jack Bellucco. Benissimo, allora l'appuntamento è per domani, voi ci sarete, io non ci sarò, ma la vedrò in streaming. Allora, ore 16, caserma Gelsomini, Fiamme Oro, Argo Spetrarca Rugby, in bocca al lupo a tutti. Volevo ricordarvi che dal 1° di maggio parte il sondaggio Petrarca Rugby Top Players 2019, quest'anno è la quarta edizione, vedremo chi sarà il nuovo vincitore del Petrarca Rugby Top Player, votato dai tifosi e da tutti gli appassionati. Votate Paolino. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Andrea Marcato, ci vediamo. Ciao. Grazie. Ciao.